sidni ki lux, non da cosidni ki dux, va de retro satana, non puoi suade mi ki vana, sunt mala que libas, itse venena bibas. Spesso un sacerdote si sente richieste di preghiere da parte di parrocchiani. Sa, mio marito, mio figlio, mio papà entra in ospedale e ha bisogno di un intervento chirurgico. Io prometto a tutti e normalmente dico: guarda, io prego soprattutto lo Spirito Santo perché illumini la mente dei chirurghi e guidi le loro mani affinché possano muoversi con competenza anche di fronte magari alle sorprese e con abilità. Ora io voglio raccontarvi un episodio. Ho ottenuto il permesso della persona interessata, anche se sarò totalmente rigorosamente anonimo, anche la persona so che non ha parlato con nessuno di questo, e deve essere operata, deve fare un intervento chirurgico all'addome. Ecco. Mi chiede, assicuro preghiere, a cosa fatte? Mi racconta un fatto chirurgico che per me è incompetente, ha dell'incredibile. Dico, per noi profani, ma temo che non lo sia strettamente sempre per gli addetti ai lavori. Viene fatto un intervento di laparoscopia su un certo organo nell'addome, viene eseguito, si chiude, ma subito immediatamente si riscontra una emorragia niente affatto banale, tanto che chiamano un chirurgo, un altro, il quale apre l'addome e si constata che è stato tranciato un vaso, si rimedia, si chiude, senza accorgersi che questo secondo chirurgo fa anche lui il suo danno, trancia un nervo. Doppio disastro, dunque, il secondo non più rimediabile. Che dire? Guardate, io non lo so, non sono medico, non sono chirurgo, non sono competente, però sono un esorcista. Credo con una certa competenza, dopo 10 anni di full time esercizio. Dal momento che questa persona di cui si sta parlando, che è stata sottoposta all'intervento chirurgico, viene con una certa frequenza da me per ricevere benedizioni esorcistiche, non molto tempo dopo questi avvenimenti subiti in sala operatoria, e faccio su di lei un esorcismo alla presenza di 4 o 5 miei collaboratori. Durante questo esorcismo, la presenza satanica che la tiene in ostaggio dice a voce chiara: doveva morire, è mia e doveva morire, ma era presente lei e me lo ha impedito. Ora, chiunque fa esorcismi sa che lei, pronunciata con questo tono di distanza, è sempre la Madonna, Maria, la madre di Gesù. Quindi, cari amici, durante un esorcismo, Satana
proclama che questa creatura lui l'aveva già deciso di spacciarla. E i due avvenimenti successi nel giro di pochissimo tempo, l'uno dall'altro, lo testimonia. Sembrano cose incredibili, amici, tanto incredibili che pochi le ammettono. Io, se posso, pregherei i sacerdoti, per favore, non dite niente. Andate dagli esorcisti, partecipate a delle preghiere esorcistiche, imparate, ma per favore non permettetevi di dire niente se non siete competenti. Vi può sembrare impossibile, vi può sembrare, dobbiamo tacere. Se non siamo persone competenti, io non mi permetto mai di dire a una persona che viene a ricevere benedizione: guarda, tu hai bisogno di uno psichiatra, di uno psicologo. No, io non sono competente, dico semplicemente: guarda, a me non constano fenomeni malefici. E allora cosa devo fare, Don Ambrogio? Ah, vedi te, a me non consta. Io non sono competente di dover dire vai di qui, vai di là. Io ti saluto. Per favore, anche voi sacerdoti, o anche voi cristiani, non permettetevi, perché questo fatto che vi ho raccontato è vero, è incredibile. E cosa ci devo fare io se sembra incredibile? Perché è credibile che Satana abbia tutto questo potere sul mondo e sull'umanità e sulle singole persone? È credibile, eppure è così. Io e i miei quattro assistenti presenti le abbiamo sentite queste parole, le abbiamo vissute queste parole. Io in un'altra trattazione vorrò parlare della Madonna Maria, Madre di Dio, la sua azione durante gli esorcismi. Ma intanto volevo parlare di questo fatto. Satana c'è. Satana ha ricevuto il potere da Dio. Avete in mente la vicenda di Giobbe? E anche su questa creatura ha ricevuto il potere da Dio di intervenire, però risparmiale la vita. E Dio manda Maria, colei che ha ricevuto il potere e la missione da Dio di schiacciare la testa a Satana fin dall'inizio e ancora oggi e per sempre. Oh Madonna cara, grazie. Oh Santa Trinità benedetta, grazie. Quando la gente mi dice, beh, ma sì, dobbiamo pregare, però quello che uno c'ha, no, mica che il Signore gli cambia il tumore se ce l'ha, io non lo so, non sono competente, io so solo che il Signore interviene se viene richiesto, se è sua volontà. Io dico sempre, Signore, illumina i medici, guida le loro mani, concedi, se è tua volontà, la guarigione, concedi il buon esito di questo intervento chirurgico. Io non so, sono miracoli, non sono miracoli, non lo so, non so niente, io però questo devo constatarlo e io sto incidendo questo brano e lo posterò su YouTube. Senza vergogna ho ottenuto il permesso di questa persona, proprio perché voglio proclamare che Satana esiste, che Satana tiene in scacco tutto il mondo, come dice la prima lettera di Giovanni al capitolo quinto, versetto 16 o 19, adesso non ho qui il testo. Tutto il mondo giace sotto il potere di Satana. Ed è parola di Dio questo. E il potere di Satana è fortissimo, è straordinario. Il potere di Dio, il potere di Maria lo schiaccia. Per questo ecco la preghiera. Del resto noi lo diciamo quante volte al giorno?
Non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male, che è poi il maligno. Quante volte sento negli esorcismi il maligno che dice: questo qui, questa qui è mia. Siccome è tua, è di Dio, mi è stata data, mi è stata consacrata. Dico: ma va, prima di te è stata consacrata a Dio col battesimo. Lui fa un momento di silenzio, ma poi ripete: mi è stata data, è mia, mi è stata consacrata. Oh, cari amici, preghiamo e pregate anche per noi esorcisti, perché quando incontri queste cose ti si spezza il cuore e resti lì tu per primo, inebetito di fronte a queste cose. Quando poi le dici a qualcuno, o ti ridono in faccia o fanno dei sorrisetti. Io lo so che anche questo mio audio susciterà perplessità, ma io mi sono interrogato, ho chiesto parere, ma lo pubblico ugualmente, perché io non posso tacere. Quello che ho visto, quello che ho sentito, ciò che nella mia esperienza di esorcista ho vissuto. Oh, cara Madonna, sii benedetta tu, Madre di Gesù e Madre nostra, che sei presente alle nostre esistenze sempre, tu che vigili, tu che assisti, tu che intervieni perché sei potente e hai ricevuto da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana. Oh, Maria cara, Madonna nostra, accetta questo mio piccolo cantico di lode a te, sii benedetta. E benedici anche noi, perché per grazia tua noi ti amiamo e sempre più a te ci consacriamo. A lode tua, Maria, e sotto la protezione e la benedizione della Santa Trinità, sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cruz sacra sit mihi lux, non daco sit mihi dux, vade retro Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas.